Per me Gerardo è stato un padre giuridico, mi ha aiutato a non sbagliare, mi ha ripreso quando era necessario riprendermi e ho visto in lui sempre un punto di riferimento. Cercheremo di conservarne il ricordo, che è la cosa più importante anche per le future generazioni. La maggior parte dei magistrati che sono al Palazzo di Giustizia oggi non hanno quasi conosciuto Gerardo D'Ambrosio, perché lui è andato via dalla magistratura nel 2002. Era diventato un punto di riferimento per tutti, per magistrati, per avvocati, per i cittadini. Che ho tanti ricordi, ho tanti momenti belli. Molto recentemente il suo sostegno alla mia presenza come sindaco di Milano. Per me è stato anche quello un momento fondamentale, perché mi ha tirato in una sfida che era importante. Oggi vedo che sono in molti che lo ricordano e lo ricordano anche parlando bene di lui. Se l'avessero ascoltato un po' di più, anche quando era in vita, forse sarebbe stato meglio, sia per l'opera da magistrato che ha portato avanti, sia, me lo lasci dire, per l'opera da senatore, da parlamentare, perché ha presentato dei disegni di legge che servivano, potevano servire e servono ancora a fare in modo che Tangentopoli non ci sia più. E invece lo hanno messo in silenzio, quei suoi progetti di legge, come tutti gli altri progetti di legge che insieme abbiamo presentato. E insomma, Gerardo se ne va, resta nei nostri cuori, mi auguro che resti anche nella coscienza di coloro che l'hanno criticato in vita e adesso fanno finta di ricordarli morti.